Benvenuti alla Rocchetta Mattei, un castello ottocentesco che si trova alle porte di Bologna, davvero. Ci troviamo nel comune di Grizzana Morandi. Questo castello venne costruito e ideato da un conte bolognese che si chiamava Cesare Mattei e ora andremo insieme alla sua scoperta. La Rocchetta Mattei ha riaperto le sue porte ai visitatori il 23 di maggio, lo ha fatto dando priorità alla sicurezza dei visitatori come prima cosa. Quindi porta un nuovo percorso alla riapertura pensato prevalentemente in spazi aperti ed una grande novità. Per la prima volta in 5 anni dalla riapertura del castello potrà essere visto il parco durante le visite guidate. All'interno della Rocchetta Mattei possiamo trovare tantissime opere d'arte, talvolta originali, altre volte copie. Una di queste è proprio copia dell'importantissimo Grifone di Pisa, che Cesare Mattei decide proprio di riprodurre all'interno del suo castello, poiché si tratta davvero dell'opera d'arte islamica più importante dell'undicesimo secolo. Cesare Mattei proveniva da una famiglia benestante, ma non nasce nobile. Questo titolo infatti gli viene conferito dal Papa Pio IX ed è proprio al Papa che Cesare Mattei dedica una sala del suo castello, visibile proprio dal cortile centrale della Rocchetta Mattei. Questo piccolo balconcino racchiude un'opera d'arte davvero interessante. Le due mensole su cui si appoggia infatti fanno parte dell'arca funebre di Giovanni da Legnano, un celebre giurista che insegnò anche all'Università di Bologna. È proprio un altro frammento di questa incredibile opera d'arte visibile oggi al Museo Civico Medievale di Bologna. Si tratta della celebre formella dello studente sognatore che oggi è emblema dell'università. Da questa parte potete ammirare la torre medievale, anzi neo-medievale, visto che siamo nell'Ottocento, in cui proprio viveva il conte Cesare Mattei, mentre dall'altra parte potete vedere la torre dell'orologio. Pensate che questo orologio nel 1800 funzionava già grazie all'energia elettrica. La Cappella della Rocchetta Mattei è un luogo davvero incredibile, in un periodo storico in cui si può viaggiare davvero poco, venendo a visitare questo castello, in realtà abbiamo la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio in Andalusia. Infatti, per ricreare la Cappella Mattei, il conte Cesare prende come modello ed ispirazione la grande meschita di Córdoba in Spagna. Altra cosa incredibile che troverete all'interno di questa stanza è l'uso scenografico dei materiali, che però non vi svelo perché dovete venire assolutamente a scoprirli. Nel cortile dei Leoni e della Rocchetta Mattei torniamo nuovamente in Spagna. Siamo stati prima a Córdoba, questa volta ci troviamo a Granada, precisamente all'Alhambra. Addirittura c'è un pezzo, una parte di questo cortile che Cesare Mattei si fa arrivare direttamente dalla penisola iberica, non da Granada ma da Siviglia. Parlo proprio delle piastrelle che vedete qui alle mie spalle, veramente di grande fattezza e grande pregio. In più, proprio in questo cortile abbiamo la possibilità di osservare e capire meglio che in ogni altro luogo del castello il passaggio di stili, di gusti di questo luogo, dal neo-medievale con cui parte Cesare Mattei a realizzare la sua rocchetta, fino allo stile arabo-moresco.
Speriamo di avervi incuriosito, vi aspettiamo qui alla Rocchetta Mattei, castello oggi di proprietà della Fondazione Carisbo di Bologna, che riapre le porte di questo luogo dopo un importante lavoro di restauro nel 2015 e che oggi è gestito dal comune di Grizzana con il patrocinio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e della città metropolitana di Bologna. Si raccomanda sempre di prenotare sul sito www.rocchetta-mattei.it, poiché gli ingressi sono naturalmente contingentati e l'accesso è riservato solo a chi prenota in precedenza, quindi si rischia diversamente di non poter accedere.